bambina vestita di stracci è stata fotografata a Montevago oltre 55 anni addietro, tra le macerie del terremoto del 68, da un militare sul posto per prestare i primi soccorsi. Ebbene, adesso, tramite le ricerche effettuate da una donna di Benevento, Milena Intorcia, e grazie anche all'aiuto della trasmissione Rai Chi l'ha visto, la bambina ha un volto e un nome. Si chiama Rita Russo, è di Montevago e vive a Santa Margherita Belice. Le due donne si sono incontrate insieme al sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. Tutto parte da questa foto, è una foto insieme ad altre foto del terremoto che poi vi faremo vedere, dove veniva appunto evidenziato quello che è successo in questo paese dopo il terremoto. Mio fratello ha portato a casa queste foto, tornando dalla Sicilia, perché facevamo andare in Sicilia, ha portato queste foto e queste foto da quando sono entrate in casa mia sono state la mia ossessione, nel senso di voler sapere che fine aveva fatto questa bambina, perché mi strappava il cuore. E quindi nel corso degli anni ho pensato sempre di trovarla, l'ho sempre cercata però inutilmente, finché non sono andata a Chi l'ha visto 50 anni dopo. E Chi l'ha visto è stato veramente bravo con la Lasciarelli, è stata veramente brava, l'ha trovata, mi hanno telefonato. È stata una cosa sempre raccontata dai miei genitori. Così mi sono riconosciuta, anzi le mie sorelle mi hanno riconosciuta, che sono io. Mi è arrivata una telefonata di mia sorella dicendomi: Rita, ti cercano a Chi l'ha visto. Ma che fai, scherzi Marianna? Sì, sei tu. E così è andata. Finché ieri ci siamo incontrati all'aeroporto di Palermo. E siamo felici di averci conosciuto. E io finalmente mi sono rilassata, adesso sono contenta che questa bambina è viva e sana e contenta, che ha una famiglia stupenda e Dio veramente è stato riconoscente con loro. Momenti brutti, ma che in questo momento sono diventati di grande affetto e di grande emozione per loro che si sono ritrovate, ma soprattutto anche per noi, perché pensare che una persona abbia con insistenza per tanti anni mantenuto, come dire, caldo quel ricordo di una foto di una bimba di 2 anni, ne abbia conservato tutta l'emozione, li abbia cercati attraverso Chi l'ha visto, quindi voglio dire, si è proprio attivata per volerla rincontrare e rivedere. E poi la casualità, forse non lo so, che questo il luogo terremotato fosse Montevago, un'ulteriore, diciamo così, emozione. Anche ieri quando le ho incontrate, è ovvio che Rita la conosco, è una mia concittadina, vivo a Santa Margherita, però ecco, vedere questa emozione è una bella storia. In questo luogo abbiamo voluto proprio segnare la memoria, non dimenticare quello che è accaduto, ma andare avanti nello stesso tempo. E quindi non potevamo, come dire, fare accoglienza migliore che portarla proprio qui per dire dove tutto è cominciato per lei e dove tutto è finito per noi.